Il corpo. I dottori credono di conoscere il corpo perché sanno il nome delle ossa, il nome delle vene, qui c'è lo stomaco, qua c'è il cuore, cercano di curarti quando ti senti male, vabbè, quello non è conoscere il corpo. Quello, c'è la differenza come fra guardare e vedere per l'artista. L'uomo comune guarda, guarda un quadro, guarda un film, l'artista vede, l'artista vede con gli occhi dell'anima, non con gli occhi fisici. E questa è la differenza fra conoscere il corpo e sentire il corpo. Il corpo noi lo consideriamo soltanto quando ci sentiamo male. Quando ci fa male una gamba, allora sentiamo la gamba. Ci fa male la testa, sentiamo la testa. Ma quando non facciamo niente, usiamo il corpo in maniera impropria. Che vuol dire in maniera impropria? Ad esempio, faccio un gesto qualunque, così. Allora, prima di tutto il gesto deve avere una motivazione, un significato, altrimenti siamo pazzi, facciamo dei gesti che non vogliono dire niente. Allora, io faccio un gesto per prendere una cosa là. Allora, guardate bene cosa ho fatto. Ho mosso la mano, il braccio, la spalla e anche il corpo. Necessita questo o no? Se la cosa è vicina, io basta che la prenda così, senza sbilanciarmi. Cioè, cosa vuol dire? Che io devo tener conto di una parte attiva del corpo, una parte col più, come della pila, la parte che si muove, rispetto alla parte che rimane ferma. Allora, il resto del corpo rimane fermo, il braccio si muove e prendo la cosa. Quando non ci arrivo, non è sufficiente, il braccio tira il corpo che aiuta a prendere l'oggetto. Ma non è sufficiente. Quale parte del braccio muovo? Il dito. Con le tre falangi, la mano, il braccio, l'avambraccio, la spalla. Cosa muovo per prendere questo oggetto? Nella fattispecie io muovo le dita che tirano a sé la mano, che tira a sé il braccio. Questo è un movimento armonico. Questo non è un movimento armonico, è un movimento stupido di una persona che non lo sa. Quindi bisogna fare il gesto rispetto al corpo che rimane fermo. Perché? Perché si risparmia energia, perché il gesto è armonico, perché è più elastico e è il gesto vero. Quando si arriva a suonare con la mano sinistra, ad esempio, cosa si muove? Si muovono le dita, ma cosa delle dita? Esistono tre falangi, uno, due e tre. Si muove la terza falange. Questa falange si muove. Questa va a toccare le corde. No, tutta la mano. Quella è una cretinata. Per questo esiste una scienza che si chiama eutonia. Eutonia vuol dire movimento con il giusto tono. E è quello che vi ho spiegato appunto adesso. Per fare l'eutonia occorre avere contatto del corpo, con un solido contatto, come con le arti marziali. Quando fai un movimento devi fare un movimento dalla tua posizione rigida, ferma. Questo movimento si basa su una postura. Questa postura si basa sul contatto con il suolo e il contatto con il cielo. Il contatto con il suolo è un contatto reale, il contatto con il cielo è un contatto immaginario che serve per farci rilassare questa parte qui e renderla sensibile, come se il soffitto toccasse la testa. Il gesto è molto importante perché è dal gesto che nasce l'arte, quindi dobbiamo studiare a fondo come effettuare i giusti gesti verso lo strumento. E sarebbe bene anche effettuare i giusti gesti verso la vita reale,
Cioè esercitarsi 16 ore al giorno a fare questo. 16 ore perché grosso modo è il tempo che noi siamo svegli. Esercitarsi quando io tocco un oggetto, sentire cosa tocco, come fossi cieco, sentire cos'è. Io siedo e cerco di prestare attenzione dove sono seduto, nel marmo è freddo, nei sassi e mi faccio male, in un morbido velluto e sto veramente bene. Cioè, prendere coscienza del nostro corpo che noi abbiamo abbandonato. Noi siamo come delle teste senza corpo, delle menti che girano per le strade, pensano, ma non sentono niente. E purtroppo, cioè purtroppo, la realtà è che quando suoniamo uno strumento, facciamo dell'arte, bisogna sentire. E per sentire usiamo il giusto gesto, non solo il musicista, il chitarrista. L'artista, il pittore, quando traccia una linea, traccia un gesto, una linea armonica, è un gesto questo. La danza è fatta di gesti. Perfino le arti marziali sono fatte di gesti, rispetto a parti che stanno ferme e parti che si muovono, e l'energia è indirizzata in punti precisi. Anche gli sportivi devono sentire il corpo, altrimenti il maratoneta che parte a velocità massima dopo 1 chilometro si ferma perché non ha considerato le sue energie, quanto possono fare. Allora, cominciamo con la prima cosa che si fa, mettersi seduti. Allora, mi prendo e mi siedo. Ale, no, un attimo. Il corpo cosa fa quando ti siedi? Ci sono degli appoggi, per esempio, i due piedi stanno nel terreno, le ossa degli ischi o il sedere, come lo volete chiamare, sta appoggiato sulla sedia. E il resto del corpo sta più o meno su, secondo come siamo abituati a stare. C'è chi sta così, c'è chi sta così, c'è chi sta così. Allora, vediamo di adattare queste cose alla migliore postura possibile. La migliore postura possibile tiene conto del contatto. Il contatto è dove toccano le parti per stare sostenute. Allora, il primo contatto si ha con le ossa degli ischi che toccano la sedia. Sentire bene questo contatto, in parti uguali, non troppo a destra, non troppo a sinistra, bilanciato, così. E sentire veramente le ossa degli ischi che pressano in parti uguali la sedia. Altro contatto reale sono i piedi che toccano il terreno. Sentire, cercare di sentire con la fantasia la qualità del terreno. Dove sono? Del marmo, sono sul marmo, sento freddo nei piedi. Oppure sono nella sabbia, sento i granellini della sabbia con i piedi. Cerco di sentire, immaginare. C'è della ghiaia, c'è della terra, c'è del vetro, moquette, quello che volete. Ma sentite qualcosa, immaginate di sentire qualcosa. E immaginare che i piedi mettano le radici, come un albero, come due alberi. E le radici arrivano fino al centro della terra. E questo vi tiene fermi, ma senza tensioni. Allora, i piedi fermi e le ossa degli ischi fermi. Dopo cosa arriva? Arriva la colonna vertebrale in perfetto equilibrio, non troppo così, non troppo così, non così, ma in equilibrio. L'equilibrio di tensioni. Dopo la schiena arrivano le spalle che appoggiano. Non stanno così, non stanno così, no, appoggiano giù, appoggiano nella colonna vertebrale. Il collo e la testa che appoggia sul collo. Difficile, eh? Ora immaginate il soffitto che sia vicinissimo alla testa e quasi quasi voi lo riuscite a toccarlo con i capelli, il soffitto, provate una sensazione. Si va avanti a sensazioni, si cerca di imbrogliare il proprio corpo per renderlo attivo nella maniera migliore. Fatto questo, voi siete in perfetto equilibrio, con un perfetto equilibrio di tensioni, come con due elastici, uno tira da una parte e uno dall'altra, ma in parti uguali, come una marionetta. Siete lì e nessuno vi muove di qui. Adesso voi siete forti e ve lo dimostrerò. Adesso faremo un piccolo esperimento. Io siedo normalmente senza pensare assolutamente a niente. Arriva una persona e mi dà una spinta per buttarmi in terra. Fermi, guardate che è successo.
Questo si è alzato, la sedia è rimasta lì e io sto andando in terra, perché non avevo contatto con niente. Adesso invece mi metto nella posizione che vi ho spiegato precedentemente e guardiamo cosa succede di diverso, senza imbroglio, eh. La sedia viene dietro di me, io sono incollato alla sedia, non mi muovo, sono tutt'uno con la sedia, se te mi spingi la sedia mi viene dietro. E questa è la postura esatta. Adesso, come ben sapete, tutti i chitarristi usano il poggiapiede, serve per avere questa posizione. Una volta fatto questo, bisogna fare attenzione perché gli equilibri cambiano. Quindi bisogna rifare un po' il bilanciamento delle gambe, perché l'alzare questa gamba porta a questo cambio di equilibrio, quindi bisogna compensare. Poi i principi restano gli stessi. Allora, contatto con i piedi, contatto immaginario con la testa. Colonna vertebrale eretta, non dritta, non curva, eretta. E adesso arriva la chitarra. Vi prego di non guardare, di non prestare attenzione a tutte queste innovazioni che vi spiegherò in un'altra puntata. Immaginate la chitarra come una chitarra normale. Allora, io metto la chitarra, il chitarrista che non sa fa subito questo. E perché? Perché non sa. Allora, quando immaginate che siamo a pranzo, dove lo mettete il piatto? Qui, in maniera che potete mangiare, non lo mettete qua. Perché se il piatto è qua, lo spostate e lo mettete qui. Quindi, perché con la chitarra dovete stare così? Dici, ma non ci arrivo. Vabbè, allora muovi la chitarra. Non ti muovi te. La postura rimane centrata, la stessa. La chitarra invece si può adattare senza nessuna tensione al nostro corpo. Quindi non muovere il corpo, perché la chitarra non lo sa che voi state in tensione. E la chitarra non può essere in tensione, quindi la potete maneggiare come volete, in maniera da stare dritti, così. Fatto questo, la chitarra sta in equilibrio per conto suo, nessuno la muove. Prendete il braccio, lo alzate rispetto al busto che sta fermo, il gesto che vi ho spiegato precedentemente. No, così, no. Prendete e abbracciate la chitarra come fosse un bambino. Abbracciate la chitarra e la tenete verso di voi. Abbracciate la chitarra e lasciate andare la mano dove va. Non guardate per favore le foto di Segovia, di quello, di quell'altro. Ognuno ha il polso come madre natura le ha fatto. Qualcuno li casca più così, ma non dovete forzare. Qualcuno li rimane più così, non importa. Dove va, va. Va sempre bene. Allora, le spalle allineate, si abbraccia la chitarra e il polso cade qui. Quest'altra mano va qui, si muove la mano, non si muove il braccio, non si muove la spalla, si muove la mano e la partenza del movimento avviene sempre dalla punta del dito. La punta del dito tira il dito che tira la mano, che tira l'avambraccio, che tira il braccio e quando non ci arriva più tira la spalla, ma quando non ci arriva più. Allora, questa è la postura esatta. Poi dopo, quando nel mentre che noi suoniamo, è chiaro che ci muoviamo perché siamo costretti dalle posizioni, oppure la musica che ci porta a muoverci. Ci muoviamo, ma sappiamo la strada di ritorno, la posizione base è questa. Quindi noi ci muoviamo, facciamo tutto quello che è e ritorniamo a casa. Come quando, ad esempio, andiamo a fare una passeggiata. Oggi passo di qua, domani passo di là, domani passo da quell'altra strada, ma dov'è casa mia lo so. Non perdo la strada. Se uno non lo sa, si ferma qui, si ferma qua e non trova casa. La posizione è questa, io mi muovo quanto voglio, ma dopo ritorno alla mia posizione. E il movimento sarà sempre un movimento armonico, non un movimento legnoso. Se qualcosa non è chiaro, please email o un commentino o una richiesta, io sono sempre a disposizione di spiegarvi tutto quello che so. Ok? Per oggi penso sia sufficiente. Prossima puntata ci interesseremo del gesto in relazione al suono, quindi il titolo della prossima puntata sarà Il gesto e il suono.
perché dal gesto dipende il suono.